possibile. Ma il permesso niente. Non me la sento di rimanere sola. No, farinde, torri vola, vola a me d'accanto. Cielo, Alfred! Perché non Alfred mio? Perché non mi si accoglie a braccia aperte? Signore, sono sposata. La cosa non mi disturba affatto. Ma disturba me, se ne vada. Non sono venuto per andare. E mio marito potrebbe tornare da un momento all'altro. Non verrà, devi andare dentro. No! Dio mio, a che non vada in prigione, ti prego. Devi andarci, non c'è Dio che tenga. La prego, la supplico, se ne vada. D'accordo, me ne vado. Ma solo a condizione di poter tornare quando suo marito sarà dentro. No, Alfred! Sì, Rosalind, giuri di ricevermi quando sarà temporaneamente vedova. Ed io me ne vado all'istante. Alfred! Giuri! Sia, lo giuro. Ma adesso se ne vada. Addio. Non addio. Arrivederci. Amore. Amore. Amore mio! Oh, no, no, non doveva cantare. Quando parla gli posso resistere, ma quando canta, quando sfodera il suo do di petto, mi sciolgo tutta. Che ne sarà il futuro dei miei doveri? L'unica speranza è che l'avvocato Flint sia riuscito a impietosire il giudice. Ma se i giudici sapessero quale responsabilità si assumono, sarebbero clementi. Come si permette? Fare la festa, brutto segno! Avvocati maledetti, regole i disonesti, tutta colpa di costui. Una cosa già sta vinta, e invece non la vinta. La rovina è solo lui, dice a me. Ripartelo! È proprio inutile perché sarebbe piatto una steccata. Mi sento offeso, oltraggiato! Non è colpa mia, un po'! Costui non parla, caccida! Rispetto, signor prestestai! Costui non parla, caccida! Guardi, signor prestestai! Lei è uno stupido! Lei parla, bambera! Stupido e giocico! Signor prestestai! La condizione inutile! Non è insopportabile!
dubitando, e cercando, e sforzando, dubitando, e accomendo, e erando, e guardando, e adorando. Perché mi concedessero 2 ore di libertà per pranzare con te. Cobalti! Grazie. Ah. Hai pianto, non sarà per meno adesso. La mia poverina! La poverina è in fin di vita. In fin di vita? Ma se l'ho vista poco fa che andava alla vigna a cavallo dal suo asino. Accidenti! L'amore in posta che cavalca, eh? Potersi che gliel'abbia prescritto il medico l'asino. Lasciamo perdere. Adesso corri a Leondoro e ordina un pranzo raffinato e abbondante, mi raccomando, per due. Sì, signore. Un momento. Quando torni, cercami il vestito più vecchio, più rotto, più sporco che ci sia. Il signore vorrà essere accattonato. No, va, via, va. No. Almeno per oggi voglio trattarmi bene. Sei il dottor Falke. Eccolo qui, il nostro carcerando. Spiritoso. I miei omaggi, bellissima fra le donne, i miei rallegramenti. 8 giorni di libertà dal tiranno. E rallegramenti anche a te, Gabriel. Ma dottore... Lascialo dire, dacci piuttosto qualcosa da bere. Basta con le cattiverie, caro dottore. Veda piuttosto di tenergli su il morale al nostro carcerando. Ma sono qui per questo, signora. Non si preoccupi. Vedi che tracca e seguiti. Cosa? Il frac! Stasera si va a un festino, a un'orgia! Sei matto! Se devo andare in galera tra un'orgia! Ma no, basta che tu sia in prigione domattina all'alba! Questa sera verrai con me a Villa Orlovsky! Orlovsky? Eh sì, quel giovane principe russo che sta sperperando cifre favolose! L'orgia avrà luogo nel palazzo di questo povero mendicante! E tra i piatti più delicati vi sarà una specialità a base di ballerinette dell'opera! I cosiddetti topolini! Ho sempre avuto un debole per le ballerine da io. Però questo Orlovsky non lo conosco. Mi ha supplicato di invitare qualche giovane di mondo scelto tra i miei conoscenti. Dicono infatti che sono un uomo di buona compagnia io. È sempre pronto con le più pazze. Come te li fa il ballo mascherato? Già. Io travestito da farfallone e tu da pipistrello. Ti ricordi? Certe cose che non si dimenticano tanto facilmente. È stato uno scherzo favoloso. Per il farfallone, non per il pipistrello. Che scherzo! E voilà. Oh, oh. Vedo che ce l'hai ancora. Trappola per topi? Per topine, topoline, precisiamo. E funziona sempre. Sempre quella tattica? Sì. Lo faccio vedere, suonare, ammirare, desiderare. Lo prometto in dono e poi sparisce. Diavolo d'un uomo, questa notte forse avrei modo di lavorare con il tuo bel trappolino. Eh sì, mi piacerebbe. Ma pensi proprio che... Pietà, al supè, deliziosa suore, prima di dormire in cielo, vieni me qua di divertirti l'occasione troppo bella e non ti fuggirò. Tante deliziose fanciulle, volte tramo, intorno.
ferro fra le rocco e la polca danzerai. Caro dolce amico, danzerai, danzerai un suono di gambe. Un suono di garune voce, e da il tempo ti scorre le voce, un brivido arcano di voce, e il mondo è grande cinquito, a vivere quella vita. Consolato. E non è stato facile. Certo, adesso vado in galera, come se andasse una festa. Ma cosa ci porta, cara signora? È la toilette del nostro carcerando. Come gli sta? Orrendamente. Perché vuoi conciarmi come un ladrone? Ma non avevi ordinato alla tele? E questo? Ma se ci va conciato così, il direttore delle funzioni gli fa dare subito 25 vergate. Santo cielo! Creda me, in prigione è meglio andarci guardati di tutto punto, anche perché laggiù si potrebbero fare degli incontri ad altissimo livello. Avvocati, senatori, ministri, deputati, direttori di teatro. Comunque vi lascio ai vostri addii, graziani. Sarò laggiù in prigione. E cosa buona e commendevole assistere ai carcerati. D'accordo? D'accordo! E saluto i Topolini! Topolini? Certo, le prigioni sono piene di topi. Che schifo! No, il topo è la poesia della galera. I topolini mi faranno compagnia. Mi pare proprio che non sia il momento di mettersi a cantare. No. Perché è il momento di pensare alla toilette. Aspettami, cara. Vado a farmi bello. Fra poco mi dirai, sei splendido, mai visto! Mai visto un simile mutamento d'umore. Pare addirittura contento ad andarsene in prigione. Se solo sapessi cosa fare con quell'altro. Ecco qua, il cinghiale del leone d'oro.
Lo riceverò, ma solo per congedarlo subito. Però devo liberarmi di lei. Come sta la tua vecchia zia dopo la cura dell'asino? Beh, così così, date le circostanze, non farà una zietta con baffi e calzoni? Signore, la prego. Comunque la cosa non mi riguarda. Per questa sera ti concedo la libera uscita. Davvero, signora? Mille grazie! Ma prima non mi aveva detto di no. Prima ero di cattivo umore, adesso va meglio. Perché il signore va in prigione. Metti l'anzi, canale. Chiedo scusa, signore. Ecco i capelli alla Violetta di Marzo, la biancheria e al fiore d'arancio. Ora basta un po' di acqua di colonia sul prato. Adele, non hai sentito? Ho ordinato l'acqua di colonia. Tutta questa eleganza per i carcerati? Beh, così vedono con chi hanno a che fare. Spruzza, Adele, spruzza. Delizioso, basta così. Non avete una camelia, un'orchidea? Merci, monsieur. Le rose stanno ancora mette. Incredibile. E ora, addio, mia cara. Ma come? E il nostro Francesco? Ho fatto tardi, pranzerò con i topi. Rosalind. Mia bebè. Rosalind. Gabriel. Gabriel, vi. Vi. A te i sogni più dolci, mentre io vegliero inquieto l'intera notte. Oh, come triste tutto questo. Ed ora tagliamo netto. Addio. No, non posso. Provi almeno. Forse ci riesce. Coraggio, amore mio. Coraggio. Stare qui la notte giorno.
Io invece, sola e abbandonata, finché non viene l'altro. No, no, l'altro non deve venire, chiudo tutte le porte a chiave. Non posso e non devo, ho giurato. Viene sempre lui. Vorrà consolarmi, si sbaglia, sarò inconsolabile. Se n'è andato. È andato. Oh, ha pensato proprio a tutto. Che gentile ospitalità. Grazie. Grazie per il pensiero. Non faccia complimenti, prego. Oh, non le farò. Ah, e ci sono anche ventaglie per renda da notte. La tenuta del legittimo padrone di casa. Ma sì. Per un attimo voglio tornare a sognare il mio paradiso perduto. Voglio immaginarmi di essere suo marito. Mio Dio, ma cosa fa? Mi metto comodo. Tu non hai fame, moglie mia. Oh, questo è troppo. E domattina una bella colazione alla russa. Caviale, bistecca, ringhe salate. Colazione? Ma non penserà! Ah, e vodka, naturalmente. Mi piacciono le bevande forti. Oh, la prego, la supplico, se ne va, Laura. Ho voluto riceverla per tenere fede al mio giuramento, ma ora basta. Non vorrà, continuando questo scherzo, compromettere una persona che le è stata cara. Oh, non voglio comprometterla. Ma non voglio neanche piantargli in scovino. So, vediamo. E poi si canterà. Oh, no, cantare no, quello proprio no. E perché mai? Una volta le piaceva tanto ascoltare la mia voce di tenore. Appunto. Mi piaceva anche troppo. E allora cantiamo. Baby, baby. Rimedia principe, bevi, sognerà. Magico nasce in me, dolce incostenza. Magico roseo, affascinante in realtà. Cin, cin, tam, tam, cin, bevi. Baby, oh la 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 la. Thank you.
Canta con me.
un bacio sì. Sì, sì, marito mio, un bacio e addio. Conoscerlo. Però avrebbe dovuto essere qui a riceverci.
Solo con voi. Preferisce che prima i suoi ospiti si riscaldino un poco. Ricevere gli ospiti lo annoia. Noi canadesi tentiamo sempre un po' a riscaldare. Il rispettamento alla russa non è male, mi creda. Ma non siamo carenti al punto giusto. Del resto è un poco presto. Non sono ancora le 10? Oh, yes, sir. E poi non ci sono ancora tutti. Ragazze, ragazze, pare che il dottor Falke si sia incaricato di organizzare la serata. Ha promesso di farci delle sorprese favolose stasera. Ma non è ancora arrivato. Mentre speriamo per principe, io vi propongo di seguirmi ai tavoli da gioco. Sciotero il banco. Ottima idea. Ci calderà e saremo pronti per l'arrivo in scena del principe Blondie. Ho dimenticato il mio portafoglio. Potrebbe prestarmi il suo. No, preferisco prendere da solo. Quello che lei vince è mio, vero? E quello che perdo? È stato mio! Ballerina di ultima fila. Prego, faccio parte della prima coppia della seconda corriglia. Meraviglia! Anche la rima, vedi? Stupida. Comunque, non c'è male. Mi farò coraggio e tenterò di farti passare per un'artista. Guardate al principe Orlovsky. Vedi? Quello lì è il principe. Così giovane, così principe, così giovane e già così oca. Oh, 18 anni, caro dottore, ed è come ne avessi vissuti 40. Tutto mi annoio, non so più ridere. I milioni sono la mia disgrazia. Ne sarei lieto di dividere con lei questa disgrazia, altissima. E lei crede che stasera rideremo? Lo spero, altezza, lei mi ha concesso carta bianca e io ho preparato uno scherzo drammatico. E il titolo della sua tragicommedia? La vendetta di un pipistrello. Il titolo mi sembra originale. Ecco, vede, altezza, quella è una delle protagoniste del mio scherzo. Recita la parte della soubrette, scommetto. Permetta che io li presenti, altezza, la signorina Olga, mia sorella. Olga? Quel nome russo, frequentissimo nel mio carnet. Lei parla russo? No, mi fa venire freddo. Di là si gioca, altezza, vogliamo partecipare? Oh no, potrei vincere e questo mi annoia. Ma loro, signore, siano così gentili da giocare per me 2000 franchi. Vuole mettere alla prova la mia fortuna? Con piacere, altezza. Ma se fossimo sfortunate? Avrei la fortuna di rivederle presto. A presto, altezza. A presto. E adesso, dottore? Mi conceda il piacere della sorpresa, altezza. Il signor Marchese di Reda. Ecco qui il nostro eroe. Hai visto? Mi sono sbrigato. Permetti che ti presenti. Sua Altezza il Principe Reale Alexander Orlovsky, le Marquis de Renard. E lei sarebbe? Perché tanta sorpresa? Chiedo scusa, Altezza, ma Vostra Altezza è il più bel principe russo della mia vita. Permetti che ti presenti, le Marquis de Renard. E adesso faccio venire qui la moglie. Non verrà. Oh, verrà, verrà. Tengo occupato un momento il marito. Permette una domanda, caro Marchese. Prego, prego.
Vuole bere un bicchierino di vodka con me? Con grande onore. Ivan Vodka! Tu ti accorgi? Chieda? Sì. Beva? Per servirla. E ora mi ascolti. Deve conoscere le mie caratteristiche nazionali. Si chiama Olga? E perché quell'aria sbalordita, caro Marchese?
Mi sembra che la signorina Olga l'abbia molto colpita. Ma no, è solo perché... perché mi ha sorpreso moltissimo una somiglianza. E a chi assomiglierei? A una certa cameriera. A una cameriera! Ma che impertinente può insultare! Si calmi, la cameriera che ha assomiglia è piena di sciami, è la regina delle cameriere. Thank you.
cavaliere di segreto. È uno nuovo, andiamo a vedere. In realtà è il direttore delle carceri, Frank. A nome di sua altezza le porgo il benvenuto. Benvenuto, cavaliere. Vorrà scusarmi, altezza, se arrivo un po' in ritardo. Nessun riguardo. Faccia come se fosse a casa sua. Cavaliere di Chagrin, le marchie de Renard. Se parla francese io sono qui. Oh, compatriotti. Oh, guardate. Da quanto tempo in città, cavaliere White? Solo da 3 giorni, marchese. I signori si conoscono? No, e me ne dispiace. Mi faccio vedere molto di rado in giro. Preferisco i circoli esclusivi. In futuro, tuttavia, ci vedremo spesso. Senza dubbio. Non sarebbe ora di cenare? Ho una fame? Noi in Canada non abbiamo mai fame. Ancora un momento di pazienza, signori. Siamo in attesa dell'arrivo di una signora di riguardo. Una signora? Una vera signora. Appartiene all'alta aristocrazia ungherese e partecipa a questa festa in gran segreto. Forse la poveretta è sposata. Appunto, è con un uomo celosissimo. E quando partecipa a serate allegre come questa, lo fa solamente mascherata. Mascherata? E le ho promesso che potrà fidarsi della nostra discrezione. Giuratemi di rispettare il suo incognito. Sarà brutta, avrà belli solo gli occhi. E con quelli credi di farci concorrenza. Sentite le lingue viperrine. In attesa del pranzo, propongo una passeggiata fra le palme. Cosa ne pensate? La ringrazio per il titolo di cavaliere. Come direttore delle carceri locali non avrei mai potuto. Cavaliere di Chagrin, permette che le presenti un astro della danza, un astro vagante. Enchanté, mademoiselle. In attesa del super potremo vagare insieme. Dipende dall'orbita. Incredibile. Sembra Adele, ma è molto più carina. Adesso la metto alla prova. Che delizioso orologino! È un orologio da signora. E forse oggi stesso avrò il piacere di offrirlo in omaggio ad una gentile artista. Che faccia tosta! Dottor Pan! Oh! Incredibile! Ed è venuta in un lampo! Dottore, è vero quello che lei mi ha scritto? Ah, Vangelo, mia bella signora, d'altronde lo può constatare subito. Visto, toccato. Che orrore! Ma è Adele, la mia cameriera! Appunto. Frequenta gente simile? È un corruttore. Ha corrotto anche me. Ma è una delle mie toilette, ladra bugiarda! La prego, signora, non adesso, non adesso. Non si preoccupi, la polveriera esploderà domani. D'accordo, ma con calma, con calma. Mi sto divertendo come un pazzo. Niente male questo tuo orologino. Vero e proprio passepartout. Apri il sesamo. Modestamente ha aperto già un po' un numero di porticine. Ma mi dica un po', marchese, lei è sposato? Io? Ma come puoi immaginare una cosa del genere? Che farà tutto? Vogliamo diventare amici? Perché no? Un cuore solo, un'anima sola! Beh, cosa c'è da ridere? Ma come cosa c'è da ridere? Due uomini che si abbracciano alla presenza di una signora? Sì, dai, amici. E questo sarebbe? La contessa di cui vi parlavo, bella, ungherese, abbracciabilissima. È il mio genere. Lasciatelo a me, signor. E va bene, uomo insaziabile? Nulla in contrario, nemmeno da parte mia. In 10 minuti è mia. A me non resiste nessuno. Auguri. Auguroni, marchese. Signora. Calma, Rosalind, calma! Non è ancora venuto il momento di prenderlo a schiaffi! Accidenti, che temperamento! Ma la busta nel cuore è quella lì!
orologio mio, a te il colpo di grazia. Ah, ah, ha bisogno della musica per farcela con le donne. Da vicino, che maniere, che colpo delicato, un fiorino raffinato, che di bacito offri lei, e in cielo vorrei. Come dunque, in prigione, e nella casa in scatena, pensa ai baci, al piacere, mi fa pena, sì perché, il furfante pagherà, giura il cielo lo pagherà. Nascosto incantato sorriso, confido a ricchi sei, mia speranza e grido, e il signore io di mio. Ah, signore mio, lo prego, la richiesta non mi va, mi lusinga, non lo nego, ma un bel nulla lei vedrà. Guarda, 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 I'm gonna go to the hospital.
Martino, che figura da scrivino. Thank you.
Sì, la storia del pipistrello. La storia del pipistrello, ve la racconto subito. La storia del pipistrello è una storia simpaticissima. Dovete sapere una volta che noi abitavamo a Weinberg. Ma quello veramente era un'idea mia. Lo scherzo è riuscito divinamente bene, il povero dottore ne fece le spese. Non vorrete che sia proprio lui a raccontarvi la storia della sua sconfitta? Certo, posso? Non farti scrupolo. Allora, come dicevi prima, abitavamo a Weinberg. Qualche era già notaio e io non ero ancora sposato. Cioè io... Terribile! Dunque lei è sposato! Oh, mie perdute speranze! Oh, se per questo continui pure a sperare, mia bellezza, perché mia moglie è vecchia, decrepita e brutta come una strega! Visto come descrivete! Un bel giorno fummo invitati a un ballo mascherato. Io mi mascherai da farfallone e lui da pipistrello. Era tutto cucito dentro una pelliccia scura con un enorme, interminabile becco giallo. Oh no! Da noi in Canada pipistrelli non hanno becchi gialli. Possibile, possibile, ma lui ce l'aveva e gli stava benissimo. Al ballo ci divertimmo da matti. Io però volevo combinare uno scherzo in più e spinsi il dottore a bere, bere smudatamente, per cui verso mattina ero ubriaco fradicio. Lo caricai su una carrozza, lo portai in un boschetto, lo sistemai sotto un albero ben bene e me ne andai senza dir niente. Non si accorse di nulla, continuò a dormire come una marmotta. Povero dottore! Ancora me lo vedo. Quando finalmente si svegliò, fu costretto a attraversare la città a piedi, in pieno giorno, travestito da pipistrello. Potete immaginare le risate della gente! Da quel fatidico giorno a Weinberg, dottor Falke cambiò nome, lo si chiamò dottor Pipistrello. E non si è mai vendicata per un scherzo così grossier? Ma sto in guardia io, mia cara. Gli scherzi bisogna saperli fare e saperli subire. Domani comunque leggeremo il re degli scherzi. Marchese, che trovata superba! Uno scherzo simile può immaginarlo solo un vero marchese. Brindiamo al marchese di Reynard e anche al cavaliere di Chagrin. Grazie. Signore e signori, a tavola! Piccola ingenua, la mia vecchia mi crede in tutt'altro posto. La sua vecchia? Alla salute della sua vecchia! E via! Champagne, re di tutti i vini! Evviva sua maestà e tutti i suoi sudditi! Evviva! Champagne, champagne, champagne! Il re di tutti onore e lode!
Thank you.
ancora una sorpresa! Presento una danza del mio paese, le spalle. You will enjoy. Questa me, io voglio fare.
Grazie.
natura m'ha fatto ardito. Presto, svegliami, chi sei? Oh, il naso, tutto mei, mai nessuno lo vedrà. Ah, questi neni non credono. E questa mi piace proprio. Triste malinconico, non sia più legno. Mai vista tanta allegria in una prigione. Vola a me da tanto, Rosalinde, torri vola. E la grappa? Allegrissima, buonissima da queste parti, mi alleggerisce il cervello. In compenso mi appesantisce i piedi. Ho voglia di volare e non posso. Musica, musica, volare in un cielo di musica.
questa non è la musica della crappa. Questa è la musica del numero 12. Calma! Calma, signor mio! Cantare è proibito dal regolamento! Maledetta grappa! Ordonato la città! Guardi che arrivo, eh! Guardi che arrivo! Guardi che arrivo! Guardi che... Sono arrivato! L'avvocato? Dov'è l'avvocato? Ecco! In cantal vino, calda la testa! Ma no! Cosa c'entra il vino con la grappa? La grappa? Dov'è la mia grappa? Dov'è la mia grappa? Ehi! 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 Da lei? Non me lo sarei aspettato. Questa sì che è una prigione allegra. Thank you.
Il signor direttore è già qui? Sembra molto assorto nella lettura. A rapporto, signor direttore! Che è successo nel rapporto? Si può sapere? Che cosa si può sapere? Cosa è successo, naturalmente? Maledetto champagne, mi parla tutto davanti agli occhi. Anche il ranocchi parla. Novità! Tutto bene, signor direttore? C'è solo l'inquilino del numero 12 che vuole l'avvocato? Il signor von Eisenstein ne ha diritto. Può avere tutti gli avvocati che vuole. Infatti, ho mandato a chiamare il signor avvocato. Sì. Maledetta. Sai da barcolla. Barcollare? Chi barcolla? Io non barcollo a te. Che situazione? Mi balla tutto davanti a me. Forse lei sostiene che io barcollo. E ti ammetto che tu barcolli. Nessuno, signor direttore. Nessuno che io sappia. Mi pareva proprio che l'avesse detto lui. Cosa succede adesso? Deve essere qualcuno. La penso come lei, signor direttore. Vai a vedere chi è. Parla dal parlatorio. Dal parlatorio? E chi ci arriva al parlatorio? Speriamo che non ci siano visite perché non riesco a rimettermi in piedi. Signor direttore, ci sono due signore. Due signore? E se ce ne fosse una sola? Vedo tutto doppio. Devo aprire. Sì. Sì. No. No. Cioè aspetto. Aspetto. Due signore. Ma fallo entrare, perché non le fai entrare? Vado, signor direttore, vado. Vorremmo parlare con il cavaliere di Chagrin. Signor direttore, ci sono due signore che vorrebbero parlare con il cavaliere di Chagrin. Con chi? Ecco, io gliel'ho detto a quelle. Qui non c'è nessun cavaliere di Chagrin. Eccolo qui, il nostro amico. Mancavano proprio Olga e Ida. Cavaliere, il dottor Heide ci ha dato il suo diritto. Fuori tu! Come desidera, signor direttore. Questa sì che è una prigione allegra. Farà la riforma. Beh, io vi aspettavo, ma non così presto. Il fatto è che abbiamo da chiederle un favore. Che mia sorella diceva, chi ha tempo non aspetti tempo. E dato poi che il signor cavaliere si è dimostrato interessato tanto e tanto gentilmente alla mia cara sorellina. Dovere, dovere mio. Volete dunque mio dovere confessarle una cosa? Si vede, io non sono quella che sembro. Lei è deliziosa e questo mi basta, angioletto mio. Però mia sorella non è un'attrice. Ecco, io per il momento sono soltanto la cameriera del signor Eisenstein. Una cameriera? Ed io ho baciato la mano ad una cameriera. Oh, che per questo le ho baciato anche. Non mi sembra indagato. Cosa resti tra noi? Avrei da chiederle un favore. E allora? Ho deciso di licenziarmi. Vorrei studiare recitazione. E lei, signor cavaliere di Chagrin, potrebbe aiutarla. Anch'io sono stata aiutata da un gentiluomo distinto come lei. Io dovrei farla studiare? Sì. Ma mi dica un po', lei ha talento? Talento! Che domanda! E quando va sopra gli uomini, li guardo ma fingo di no. Io lo so, piacerà quest'ingenuità, la vista bella fa così, le voce no, ma pensa sì. A chi mi fa vedere, vedrò gli dì.
Chi sa mai adesso? Accidenti, marchese di Milano! Cosa si fa adesso? Lo lascio passare! Sì! Sì! No! No! Aspetta! Aspetto! Accompagna quelle signore di là! E dove c'è libero solo il numero 13? Tu accompagnale al 13! Vanno messe sotto chiave? Falle sparire! Vogliono seguirmi le gentili signore? È una sala d'attesa la numero 13! Abbiamo molte sale d'attesa! Allora ci accompagna il numero 13! Prego, se vogliono accomodarsi! Questa sì che è una riforma! Riempio tesoro d'incanto! Riceverlo, Simone, riceverlo! Marchese caro! Cavaliere mio, come mai sei qui? Scommetto che ti hanno arrestato per schiavazzi notturni. Dimmi piuttosto cosa ti fai qui in questo ruolo. No, dimmelo per primo tu. No, dimmelo tu. No, tu. E allora dammi a sentire. Io non sono il cavaliere di Chagrin. Mi chiamo Franco e sono il direttore di queste carceri. Questo è bello! Che scherzoso! Non c'è niente da ridere, è una cosa molto seria. Non ci credi? Te ne darò la prova. Il signor direttore ha chiamato? Arresta il signor Marchese! Benissimo! Devo mettermi le manette? Le manette! Ma che significa? E adesso lascialo libero. Era solo uno scherzo. Uno scherzo? Uno scherzo. E adesso vai. Anche questo è uno scherzo? Vai! Oh, che strano scherzo! Sei convinto? Per forza! Hai dei mezzi di convinzione tu? Un po' drastico. Spero non ti sarai offeso. Offendermi? Non ho motivo, tanto più che avresti il diritto di farmi arrestare per davvero. Non capisco. Spiegati meglio, fratello marchese. Prima di tutto, io non sono marchese. Scherzi, naturalmente! Io sono Eisenstein. Io sono von Eisenstein e sono qui per scontare 8 giorni di carcere. Mica male come scherzo. Però non funziona. Non funziona? Non funziona. Infatti, io ti ho provato che sono il direttore di queste carceri. E ti posso anche provare che tu non sei Eisenstein. Io? Non sono Eisenstein? Sarei proprio curioso a sapere. Su che prova ti basi? Su questo semplice fatto. Ho arrestato Eisenstein ieri sera personalmente. Arrestato? Dove e quando? A casa sua, alle 10. Non dirmi! E lui alle 10 era a casa? Proprio così. Stava cenando in vestaglia con sua moglie. Con sua moglie! In vestaglia! Un momento. Con mia moglie? Ma no, con sua moglie! Ma sua moglie è mia moglie! Non sapevo che avevate la moglie in comune! Ma dov'è ora questo Eisenstein? Al numero 12! Devo vederlo immediatamente! Eh no, è impossibile! Il regolamento parla chiaro! Ci vuole un permesso scritto! Cosa c'è ancora? Signor direttore! C'è un'altra signora! Altra signora? Sì, una signora! E che aspetto ha? Non si vede! Come non si vede? È velata! Una donna velata? Sì, il velo è molto fitto, però dalle curve mi sembra piuttosto ferma. L'ho fatta accomodare in parlatorio! Scusa un secondo, torno subito! Ma se,
Ah, senta lei, l'avvocato. Al diavolo pure l'avvocato! Signor direttore! Se devo rinchiudere anche questa, non so più dove metterla. E sì, con l'avvocato! Ancora non c'è un momento di pace oggi. Prego, si accomodi. Aspetti qui, signor avvocato Blin. Vado a prendere il signor Eisenstein. Ma cosa dice quel tipo? La va a prendere. Ma se lei è già qui? Cose che non la riguarda. Io sono qui, sono lì. Ho il dono dell'ubiquità io. Lei piuttosto. Lei piuttosto cosa ci fa qui? Lei, specie di larva di avvocato. Come? Cosa vengo a fare? Ma se lei che mi ha fatto chiamare? Io. L'ufficiale giudiziario ha detto espressamente che il signor Eisenstein richiede la mia presenza e consulenza. Il che vuol dire che il signor Eisenstein è un cretino! Non lo metto in dubbio! Un momento! Mica sono io il cretino, quell'altro è un cretino! Idea? Idea? Si spogli! Spogliati! Si calmi, aiuto! Aiuto! Avvocato! Ecco qui il suo cliente del numero 12. Ma qui non c'è nessuno! Eh? Dov'è l'avvocato? Oh, che strano! Mi pareva proprio di averlo accompagnato qui. E allora sarà in parlatore un maledetto! Devo confessare che questa avventura comincia a rompermi le scatole. Oh no! La divina in persona scende a consolare il suo diletto in ceppi. Oh nobile e romantica avventura! Ma che nobile e romantica! Si alzi e ascolti! Ascolto! Lei deve andare via di qui al più presto. Oh sì, sarei d'accordo! Orrido! Mio marito può arrivare da un momento all'altro e se la trova vestito così... Magari si secca per la vestaglia. La mia situazione è drammatica, non so proprio come venirne fuori. Forse potrebbe darci una mano l'avvocato che ho mandato a chiamare poco fa. Un avvocato? Un certo Blind. Anche il numero 12 in compagnia di una donna? Beati fra le donne in questa prigione. Il fuoco che m'accese è stato già
proceda, e quel che è stato, tu puoi me, e strano me, succeda il voce simile, parlare mi, la toglierà, a quella gioverà, ancora e va, non morirà. Si stava lì per caso, e niente accadde mai, certo l'apparenza mi compromette assai, se Gabriele sapesse angoscia morirei. Per cosa fossi lui? Che monte le darei? Ma cosa mai le apprendeva? Le faccia tanto fatto. Il fuoco che m'accese è stato già domato. Scusatemi, proceda, e quel che è stato, dottore, e stavo qui, succeda le cose simili, a quella mia, la collerà, a non la troverà. Sapere al fin vorrei la vera verità, la voglio nei dettagli, qual è la verità? Voglio farle di cappessie, la vera verità, la vera verità. Sì, colui che è in caste, sì, colui che è in caste, sì, colui che è in caste.
di infedeltà, Tu mi fai l'offeso. E dimmi un po', cos'è questo? Il mio orologio. Merda, non ci pensavo più. Vuoi ricominciare a contare i battiti del mio cuore, monsieur le Marquis? Era lei la mia ungherese. Che merda! Allora lei sarebbe il signor Eisenstein. Sì. Io sono Eisenstein, il proprietario di questa femmina. E dunque di questa vestaglia! Le restituisco vestaglia e femmina con i migliori ringraziamenti. Lei mi deve dare soddisfazione! E subito! Spiacenti, ma è impossibile! Prima avrà la bontà di accomodarsi nella cella numero 12, di cui è il legittimo proprietario. Io che lo prestare in galera, eh? Io! Me! Vedo che c'è già stata la scena del riconoscimento. Riconoscimento, sì. Il vero signor Eisenstein si è rivelato e brucia dalla voglia di sostituirmi in cella. Ma, dottore, mai, cosa mai, ha combinato? Mai. Io non sono Eisenstein. Avanti, chi può provare che io sono... Su, mi dispiacerebbe adoperare la violenza con il mio compatriota ed intimo amico. Adesso basta, Ranocchio, uscire, però! Signor direttore, le due signore del numero 13 fanno 40. Le avevo dimenticate, accontentale, portale qui! È più allegra questa riforma! È una vergogna! Ma si rende conto che posso mettere in prigione due innocenti? Ma mi posso sapere che delitto abbiamo commesso? È stata una distrazione di quell'imbecille lì! Ma è stato il signor direttore a ordinarmi! Direttore? E in questa veste le chiedo, conosce quel signore là? Come no, il signor von Eisenstein è la mia ex padrona. Questa testimonianza non mi interessa. Io in galera non ci vado. Bene, allora sarà necessario citare altri testimoni a tuo carico. Allegria, allegria, viva la riforma! Coro pipistrello, eccoci pronti al tuo richiamo. Evviva il pipistrello! Evviva! Io vorrei almeno che mi si dicesse cosa c'è, forse io capirei, il mio amore ancora tutt'ei. Prego spiegami, ti finisce, caro mio, ho lo scherzo tutto mio. Io non lo dice a me voi. Anche lui. Ma sì, anch'io. E a te. Poderesti. Ti è stupendo di spera la vestaglia. Tutto scelo. Oh, dolcissime parole, quale gioia nasce in me. Io t'abbracci dolce sola. Ecco il nostro amante. Lo champagne qui il colpevole, Champagne, oh, amore della...